Salve di nuovo, care amiche ed amici. L'ultimo video che ho fatto l'ho fatto sul referendum popolare 2016 abrogativo riguardante le trivellazioni. Meno di 1 o 2 ore fa ho ricevuto questo plico. Che cosa sarà mai? È il referendum popolare 2016. Allora io faccio questo video di assessoramento. Vediamo che c'è. Dà le spiegazioni. Qua spiega per cosa si vota. Referendum popolare abrogativo 17 aprile 2016. Vota all'estero per corrispondenza. Istruzioni per gli elettori. Vabbè, votando sì si richiede l'abrogazione della norma che permette le trivellazioni, eccetera. Votando no, ci si esprime per il mantenimento della norma quale è attualmente. Però andiamo al grano. Istruzioni per restituire la scheda. All'interno del plico troverete un certificato elettorale, una scheda elettorale, due buste, una piccola completamente bianca e una più grande già affiancata con l'indirizzo del competente ufficio consolare. Il foglio informativo, cioè questo è il certificato elettorale, non ve lo faccio vedere perché ci sono i miei dati. Il foglio informativo. Per votare si utilizza esclusivamente una penna di colore nero o blu. Si vota tracciando un segno, ad esempio una croce o una barra, sul rettangolo della scheda che contiene la risposta prescelta sì o no. Il voto è personale, libero e segreto. La scheda elettorale sta nella busta ed è questa. Di colore giallo, senape. E questo. Questa è la dicitura all'interno, con l'opzione sì o no. Dopo aver votato, inserire la scheda elettorale nella busta piccola, completamente bianca. E chiudere la busta, cioè in questa busta bianca si mette qua dentro. Inserire la busta piccola completamente bianca nella busta già affrancata, che è questa. Attendete. Con il tagliando del certificato elettorale. Non inserire il tagliando nella busta piccola completamente bianca che deve contenere solo la scheda, cioè questa, una volta che sta qua dentro, la metti qua con il tagliando elettorale. Chiudere la busta già affrancata e spedire all'ufficio consolare in modo che arrivi entro e non oltre le ore 16 del 14 aprile 2016, ora locale. Non aggiungere il mittente perché non ti risponderanno. Questa è stata la premessa essenziale.
Adesso entriamo un po' più nel sodo dell'argomento. Per cosa si vota? Quesito unico, norme in materia ambientale, abrogazione parziale di norma, quindi non abrogano tutta la norma. Referendum popolare abrogativo 17 aprile 2016, voto all'estero per corrispondenza, istruzioni per gli elettori. L'elettore è chiamato a esprimersi sull'abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152, norme in materia ambientale, come sostituito dal comma 239 dell'articolo 1 della legge 28 del dicembre 2015, numero 208, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge di stabilità 2016. Limitatamente alle seguenti parole: per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Votando sì, si richiede l'abrogazione della norma. Votando no, ci si esprime per il mantenimento della norma quale è attualmente. Sembrerà una quisquilla, una quisquilla, ma negli ultimi 15 anni abbiamo assistito a catastrofi ambientali provocate dal sversamento di greggio petrolifero nel Golfo del Messico per colpa di sciagure naturali come uragani o di negligenza, e ogni volta milioni di tonnellate di crudo si sono riversate uccidendo la fauna. Se voti sì, togli le concessioni a chi trivella a meno di 12 miglia. Quindi, da questo punto di vista, votare sì serve per evitare, per scongiurare, esorcizzare catastrofi ambientali prodotte magari o per negligenza o per accidenti, terremoti, eccetera. Però, fatta la legge, fatto l'imbroglio. Innanzitutto bisogna vedere, perché di solito quando si fa un referendum e vince il sì, si consultano, interpretano il significato del voto, il risultato, e poi alla fine non fanno niente, come con la legge dei finanziamenti dei partiti o dei il finanziamento pubblico dei giornali. Quindi bisogna vedere se vince il sì che faranno. Perché di solito non è successo nulla, però almeno uno ha la coscienza tranquilla di dire: mettiamo un freno allo sfruttamento dei giacimenti petroliferi prima che ci arrichino dei danni ecologici pazzeschi di forte impatto ambientale. Anche se poi tu vieti fino alle 12 miglia marine la perforazione, la trivellazione, l'esplorazione e lo sfruttamento dei giacimenti fino all'esaurimento, e ti vanno a trivellare a 12 miglia, uno a 12 miglia nautiche, 3 dalla costa, quindi cambia poco, vanno proprio sul limitare a esplorare. D'altra parte, queste sono le 12 miglia. Se vanno a trivellare 12,1, il giacimento magari è un qualche cosa che viene dalle 8 miglia, e loro perforando qua, se poi c'è una perdita alle 8 miglia, loro perforano alle 13 miglia, però il giacimento è alle 7 miglia che si snoda fino alle 13 miglia. Quindi servirà certo a frenare l'abuso che facciamo delle risorse ambientali,
Comunque, se deve succedere uno sversamento, succederà comunque. Anche alle 14 miglia può succedere uno sversamento. E poi quello che perforano alle 14 miglia può essere che sia un enorme giacimento sottomarino che si avvicina alle coste italiane alle 4 miglia. Quindi buchi di là, ma sfrutti di qua. E magari c'è un dissesto a causa della trivellazione alle 14 miglia che ti fa fuoriuscire il petrolio alle 3 miglia. Quindi vabbè, io poi voterò il limite che abbiamo per portare all'ufficio consolare entro e non oltre le ore 16, ore locali, del 14 aprile 2016. Le schede pervenute successivamente al suddetto termine non potranno essere scrutinate e saranno incenerite. Non so. Io domani vado. Non voglio palesare il mio voto per non decantarlo a bocca di urna, però suggerimento che vi do per stare in pace con la vostra coscienza è di mettere sì. Sì. Cioè, leggiamo di nuovo. Referendum popolare. Divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro 12 miglia marine. Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati. Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento. In qualsiasi momento si possono interrompere gli sfruttamenti o i sondaggi. Volete voi che sia abrogato l'articolo 6,17 terzo periodo del decreto legislativo 3 aprile 2006 numero 152 norme in materia ambientale, come sostituito dal comma 239 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 numero 208 disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 216 2016, perdon, limitatamente alle seguenti parole: per la durata di vita utile del giacimento nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sì, io voglio che sia abrogato. Quindi vi suggerisco, adesso non voto, non ho la penna nera, la biro nera, e quindi non sto facendo un decantaggio a bocca di urna, però io voto a favore del divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro 12 miglia marine. Estensione da tale divieto per i titoli. Esenzione. Ah no, ma guarda un po', io mi immaginavo che anche i titoli abilitativi già rilasciati venivano coinvolti. Invece no, l'esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati. Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento. Che succede? Che il divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro 12 miglia marine è per il futuro. E c'è l'esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati. Grandi compagnie petrolifere probabilmente hanno già acquisito titoli
titoli abilitativi in grande quantità per fare perforazioni, perché non è che fanno una o due sondaggi esplorativi, fanno trivellazioni esplorative a decine o a centinaia per poi trovare un pozzo petrolifero. Quindi le grandi compagnie, già ognuna nel mare Mediterraneo lungo le coste italiane, avranno comprato decine, centinaia o migliaia di titoli abilitativi. Quindi questo referendum forse non serve a niente, perché tutti si sa già dove ci sono i possibili giacimenti da sfruttare, e le compagnie hanno già comprato i titoli abilitativi, perché hanno lottizzato le zone che possibilmente si possono sfruttare. Magari è da più di un decennio che hanno comprato titoli abilitativi per trivellare e sondare i possibili giacimenti di petrolio ed esplorare. Quindi, se questo è vero, questo referendum non serve a niente, perché l'esenzione da tale divieto è per i titoli abilitativi già rilasciati. Grandi compagnie avranno comprato dozzine di migliaia di titoli abilitativi per ogni miglia nautica entro le 12 miglia marine della costa. E quindi, come dire, in un futuro, ma chissà quanti titoli abilitativi già rilasciati ci sono che non hanno ancora sfruttato. E poi magari una compagnia gli cede ad altri titoli abilitativi. Comunque, abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento, quindi perlomeno si possono interrompere arbitrariamente i titoli abilitativi entro le 12 miglia marine. È un po' confusa la cosa. Dovevano estendere la proibizione anche ai titoli abilitativi già rilasciati. Però vabbè, i titoli abilitativi già ne avranno venduti milioni, e noi a votare come coglioni. Però già si sono spesi milioni di euro per fare questo referendum, e visto che ci stiamo, in ballo balliamo. Quindi non è un decantaggio a bocca di urna, io voterò dopo, ma vi suggerisco comunque per un sì. Dopo, con calma, compilo tutto, dettaglio questo benedetto certificato elettorale, che c'è il tagliando elettorale, ho messo nella busta grande già compilata, nella busta piccola metto la scheda, e niente, speriamo che serva qualcosa. Io di anni ne ho 47. E di referendum ormai ne ho fatti tanti, ma tanti, come la finanziazione dei partiti, dei giornali, l'8 per mille, il 5 per mille. Poi lo stesso, si continua a finanziare la Chiesa, i partiti, i giornali. Comunque, votiamo sì. Almeno creiamo un momentaneo disagio alla classe politica. Poi, fra l'altro, Renzi aveva detto che se perdeva questo referendum lui si dimetteva. Voglio vedere se è di parola. Quindi votiamo sì e vediamo se Renzi si dimette. Alla prossima, il vostro Saint-Jean vi saluta, a presto.